60 artisti per 60 settimane. Radio Italia anni 60 vi racconta Mango. I generi a cui si accosta da adolescente sono tutt'altro che melodici, dal rock duro al blues. Cresce infatti ascoltando Led Zeppelin, Deep Purple, Robert Plant, Aretha Franklin, Rolling Stones e influenzando così in modo determinante la propria impostazione canora. Tutte sonorità estere che non si rispecchiano in una musica italiana allora troppo legata a determinati stereotipi. Ne parliamo con il giornalista Michelangelo Iossa, ben ritrovato. Eccoci, grazie mille. Unica eccezione Battisti, con cui ha un punto in comune la collaborazione con Mogol. Verissimo. Allora, in realtà lui ha ascoltato Battisti perché Battisti era certamente il più internazionale dei nostri cantautori. Ricordiamo che è stato anche il primo a superare la manica per registrare nei leggendari Abbey Road Studios di Londra, quelli dei Beatles, per intenderci, dei Pink Floyd. È stato il primo a affidarsi a produttori stranieri come Geoff Westley. Quindi in realtà guardare a Battisti significava guardare a una via italiana internazionale, quindi era un po' inevitabile che un ragazzo come Pino Mango, cresciuto nel sud dell'Italia, che guardava modelli come la New Wave, la No Wave, il post-punk, no? Perché in realtà le sonorità elettroniche, il synth-pop, perché quello era il suo primo bacino, diciamo, di riferimento, non poteva non guardare a Battisti, che tra l'altro stava avvicinandosi a una svolta electropop intellettuale molto interessante. E il suo ponte di dialogo con Battisti diventa Mogol. Mogol è il suo diventa un suo collaboratore, in realtà. Infatti Mediterraneo è un disco magnifico firmato da Mogol e Mango, e anche lì Mogol, il più grande autore di testi italiano, si mette al servizio di quella voce, e quella voce rende meravigliosi ovviamente i testi di Mogol. Mogol, che tempo fa abbiamo avuto il piacere di intervistare, ovviamente non potevamo che parlare anche di Mango. Senti te e senti anche tu Michelangelo che cosa ci ha detto. Mango è un artista eterno, Mediterraneo, una canzone che si chiama Australia, straordinaria, veramente di valore mondiale, e poi tutte le altre, Nella mia città, Mona Lisa, che abbiamo scritto insieme, ma lui, a parte tutto, ha scritto anche canzoni, anche senza di me, molto belle. Che cosa aveva di speciale Mango, oltre la voce? Mango era un grande artista e un grande uomo, era un uomo, un signore, che aveva dei valori grandi ed era un grandissimo artista. Basta mettere Mediterraneo per capire che è ancora di grandissima attualità. Spazio alla musica dunque, non prima di aver ringraziato Michelangelo Iossa. Grazie mille, grazie sempre per questa ospitalità. Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, l'eroe, il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare, la montagna là e la strada che piano vien giù, tra i pini e il sole, un paese mediterraneo da scoprire, con le chiese mediterraneo da pregare. Siedi qui e getta lo sguardo giù, quasi blu, e lassù vola un falco, lassù sembra guardi noi fermi così, grandi come mai,
scia della gente in silenzio per via che prega piano sotto il sole mediterraneo da soffrire sotto il sole mediterraneo per morire siedi qui Radio Italia anni 60, sempre al vostro fianco.